Allora, queste sono le femminelle o i getti ascellari dei pomodori usicagno, quelli che necessitano di pochissima acqua. Adesso li ho messi a bagno, aspetto che prendano, aspetto che mettano su qualche radice e poi le trapianterò nel terreno. Passati 4 giorni e i getti ascellari stanno mettendo i fiori, guardate. Questi li dobbiamo togliere però. Non è ancora tempo, li rimetteranno più avanti. Come vedete sono in salute, tra un po' dovrebbero cominciare a uscire le prime radici, a quel punto possiamo trapiantarle a terra. Ed eccoci qua, sono passati circa 7 giorni, volevo farvi vedere, vedete, le femminelle hanno prodotto le radichette, sono piccole radici queste, io adesso le posso trapiantare nel terreno e attendere qualche giorno che prendano il via. Ci rivediamo fra qualche giorno. Ecco qui, li ho messi a dimora, non penso che attecchiscano tutti perché qualcuno mi sa che l'ho danneggiato, strada facendo. Adesso vediamo, tra qualche giorno faremo un altro video e vediamo i risultati. È passata circa una settimana da quando ho messo a dimora i pomodori ricavati dalle femminelle. Come sospettavo qualcuno l'ho danneggiato, se ne sono salvate soltanto due, però stanno cominciando a prendere forma. Quindi se vi può interessare, questo è anche un buon modo per poi replicare le piante migliori. Vi ringrazio per aver visto questo video, se vi è piaciuto potete condividerlo, un like, mi trovate anche su Instagram e su Facebook. Buona giornata a tutti!